dai. Siete bravi. La liturgia prolunga la solennità del Natale per 8 giorni, di gioia per tutto il popolo di Dio. E in questo secondo giorno dell'ottava, nella gioia del Natale, si inserisce la festa di Santo Stefano, il primo martire della Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli ce lo presenta come uomo pieno di fede e di Spirito Santo, scelto con altri 6 per il servizio delle vedove e dei poveri della prima comunità di Gerusalemme. E ci racconta il suo martirio quando, dopo un discorso di fuoco che suscitò l'ira dei membri del Sinedrio, fu trascinato fuori dalle mura della città e lapidato. Stefano morì come Gesù, chiedendo il perdono per i suoi uccisori. Nel clima gioioso del Natale, questa commemorazione potrebbe sembrare fuori luogo. Il Natale, infatti, è la festa della vita e ci infonde sentimenti di serenità e di pace. Perché turbarne l'incanto col ricordo di una violenza così atroce? In realtà, nell'ottica della fede, la festa di Santo Stefano è in piena sintonia col significato profondo del Natale. Nel martirio, infatti, la violenza è vinta dall'amore, la morte dalla vita. La Chiesa vede nel sacrificio dei martiri la loro nascita al cielo. Celebriamo dunque oggi il Natale di Stefano, che in profondità scaturisce dal Natale di Cristo. Gesù trasforma la morte di quanti lo ama in aurora di vita nuova. La violenza e la violenza che ha avuto il suo culmine nella croce di Cristo. La memoria del primo martire viene così immediatamente a distorcere una falsa immagine del Natale, immagine fiabesca e trascinata che nel Vangelo non esiste. La liturgia si riporta al senso autentico dell'incarnazione, collegando Betlemme al Calvario e ricordandoci che la salvezza divina implica la lotta al peccato, passa attraverso la porta stretta della croce. Questa è la strada che Gesù ha indicato chiaramente ai suoi discepoli, come attesta il Vangelo d'oggi: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Perciò oggi preghiamo in modo particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della testimonianza resa a Cristo e al Vangelo. Siamo vicini a questi fratelli e sorelle che, come Santo Stefano, vengono accusati ingiustamente e fatti oggetto di violenze di vario tipo. Sono sicuro che purtroppo ci sono più numerosi oggi che nei primi tempi della Chiesa. Ci sono tanti. Questo accade specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita, non è pienamente realizzata. Accade però anche in paesi e ambienti che sulla carta tutelano la libertà e i diritti umani, ma dove di fatto i credenti, specialmente i cristiani, incontrano limitazioni e discriminazioni.
per questi fratelli e sorelle. Un attimo. Un silenzio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Per il cristiano questo non fa meraviglia, perché Gesù lo ha preannunciato come occasione propizia per rendere testimonianza. Saluto le famiglie, i gruppi parrocchiali. Dimmi! Bene. Provenienti da Roma, dall'Italia e da ogni parte del mondo. Va bene, accendo e spengo il modem. Così dunque abbiamo sentito Papa Francesco il pensiero in questa giornata rivolto soprattutto a chi nel mondo viene perseguitato per le proprie convinzioni religiose.